Carissimi amici dell'Ariete, buon pomeriggio. Facciamo velocemente i nostri oroscopi settimanali, quindi andiamo a vedere la settimana per voi dall'11 al 17 luglio 2022, vediamo che cosa accadrà. Allora, vi informo che le carte le ho mescolate prima. Sto facendo in questo modo giusto per recuperare comunque del tempo, ok? Andiamo a fare la classica stesa, ok? La classica stesa delle nostre 5 carte. E poi andiamo a fare i chiarimenti. Quindi vediamo in questa settimana per il segno dell'Ariete, dall'11 al 17 luglio 2022, cosa accadrà. Allora, con un asso di spade rovesciato ci troviamo in situazioni magari bloccate. Per una determinata situazione ci sono dei dubbi. La situazione va e viene, quindi un po' oscillante, altalenante. C'è da prendere una decisione in merito a qualcosa, ok? Per eventuali progetti a breve e a lungo termine. Dovete concentrare i vostri sforzi su quello che è il vostro futuro. Prestate attenzione magari a qualche notizia che potrebbe arrivarvi che non vi piace, anche perché ci possono essere delle difficoltà, oppure potete avere un periodo poco fortunato che comunque sia verrà superato. Prestate attenzione a una persona in particolare, perché abbiamo un 8 di spade, ok? E comunque ci sarà la risoluzione di qualcosa. Allora, andiamo invece a fare i nostri chiarimenti e andiamo a vedere con questo asso di spade rovesciato cosa possiamo sapere di più. Quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Come vi dicevo, ci possono essere delle situazioni bloccate oppure delle problematiche dovute eventualmente a dei pagamenti dove vi vanno a destabilizzare, ok? Però non vi preoccupate perché il tutto procede bene e il tutto comunque sia avrà il suo corso, avrà il suo esito positivo. Perché ci sono dei dubbi? Perché avete dei dubbi? Abbiamo un 6 di denari rovesciato, quindi questa carta cosa vuole dirci di più? E chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Che genere di scelte sono da prendere o perché siete dubbiosi su qualcosa? È come se non vi sentite sicuri di qualcosa, è un problema comunque sia vostro, ok? Come posso dirvi? È come se, sì, proprio non siete sicuri di qualcosa, avete dei dubbi su una certa situazione, magari probabilmente anche su determinati pagamenti, potrebbe anche essere la paura di non farcela, ok? Quindi avete questi dubbi, però dovete anche fare una scelta per, come vi ho detto, per quelli che sono i vostri progetti a breve, a lungo termine, quelli futuri maggiormente. Vediamo questo 5 di bastoni cosa vuole comunicare. C'è qualcuno comunque al vostro fianco che vi aiuta, quindi potete stare sicuri su questo. 5 di bastoni, 5 di bastoni, cosa vuole comunicarci? Beh, in realtà potete star tranquilli. Perché comunque sia avrete le vostre soddisfazioni a livello affettivo,
A livello proprio di rapporti interpersonali, c'è qualcuno comunque che vi sta vicino, che vi aiuta a livello sentimentale, comunque sia, state bene, avete il vostro benessere fisico e emotivo, magari ci può essere anche qualche discussione, perché no? Ma sono quelle semplici discussioni dove magari non ci si capisce, ok? Però in realtà comunque vedo andare, sono delle vostre paure quelle che avete. Vediamo questo 6 di coppe rovesciato, cosa vuole dirci? Sarebbe un concentrare gli sforzi sul vostro futuro. E vediamo in che modo, in che senso, su quale argomento precisamente. Per raggiungere e ottenere determinate cose, dovete concentrare gli sforzi proprio per questo. Allora, ci possono essere eventualmente delle difficoltà, ok? Delle difficoltà, o magari, scusatemi, non riesco a parlare, o magari l'allontanarvi da qualcuno per raggiungere, ripeto, un certo tipo di successo. Però qua si parla, ok, di soldi, quindi di stare bene, per questioni probabilmente anche lavorative, ok. C'è un evento in arrivo per alcuni di voi che non vi piacerà, ok, non sarà molto positivo. Andiamo a vedere questo 9 di denari rovesciato, cosa vuole comunicare. Ci sono delle notizie che non vi piaceranno, ok, per un qualcosa che riguarda l'arrivo, l'ottenere qualcosa, il successo, il trionfo di qualcosa. Probabilmente c'è qualcosa che potrebbe andare storto e potreste avere magari delle comunicazioni che, ripeto, non vi piaceranno, che vi porteranno comunque a dover discutere, a dover litigare. Alcuni di voi anche a doversi allontanare da qualcuno, ok, perché ci possono essere comunque delle problematiche. Le problematiche comunque sia si risolvono, come vi ho detto, abbiamo un 5 di denari, ci sono delle cose che vi faranno maggiore chiarezza, vi schiariranno di più le idee. Ok, magari potrebbe arrivarvi qualcosa di scritto che non vi può piacere, potrebbero esserci comunque delle comunicazioni che non vi possono magari piacere. E per altri di voi ci sarà l'incontro con qualcuno, dove c'è comunque della passione. E poi abbiamo spade e coppe, ci possono anche essere delle conversazioni comunque negative con amici o col partner stesso, magari potreste raccontarvi, ok, qualcosa. Allora, andiamo a vedere invece 2 di denari rovesciato e 2 di spade rovesciato, una comunicazione dal contenuto negativo, cosa potrebbe essere? E quindi chiedo maggiori informazioni. Di denari rovesciato, 2 di spade rovesciato. Un qualcosa che potrebbe non essere per voi magari positivo, ma che vi porti comunque sia una certa gratificazione. Ok, poi abbiamo in arrivo per voi comunque sia dei soldi, ok? Qualcuno di voi se sta aspettando in questa settimana riceverete comunque dei soldi. Abbiamo anche
Bastoni e spade, spade e bastoni. Ancora questo evento non molto positivo che può portare comunque a bloccare una certa situazione. E poi tanto piacere sessuale mi dà anche, potreste incontrare qualcuno. O eventualmente questa sera avere questa settimana, scusatemi, avere comunque sia un approccio con qualcuno o proprio nella vostra relazione dove rinasce comunque una passione. Andiamo a vedere questo asso di spade rovesciato e asso di denari, cosa vuole comunicarci di più. Questo incontro con qualcuno, come vi dicevo. Sì, è perché probabilmente qualcuno di voi, quindi non è per tutti, probabilmente qualcuno di voi sta vivendo una situazione bloccata, dove ci può essere un incontro, dove c'è tanta proprio passione, da dover comunque parlare, da doversi comunque chiarire. Perché comunque ci sono dei sentimenti in corso, anche se magari la situazione vi può destabilizzare e anche se in questo momento siete comunque lontani. Andiamo a vedere invece questo 7 di coppe e 7 di denari, cosa vuole comunicarci, quindi è l'arrivo di soldi o l'arrivo di qualcosa comunque di importante. Potrebbe esserci eventualmente la rottura di qualcosa, dove andate a chiudere comunque un qualcosa e dovete ricevere chiaramente dei soldi e in questa settimana potreste averli, ok? Poi abbiamo tre di spade e denari, come invece potreste magari rendervi conto che in una relazione c'è tanto opportunismo e state ponendo resistenza, ok? Perché probabilmente non volete chiudere o perché probabilmente relazione, qualsiasi tipo di rapporto, chiudere un'amicizia, qualsiasi cosa. E perché probabilmente, quindi se non avete questo coraggio di dovervi allontanare da una determinata situazione o una determinata persona, è perché sapete perfettamente che dovete avere un qualcosa che fa piacere comunque a voi, ok? E come in un certo qual modo, usare, cercare di usare comunque la persona per realizzare magari dei progetti, ok, o per arrivare eventualmente a dei successi. C'è qualcosa comunque sia di bello per voi. Ragazzi, questo è quanto. Questa è la vostra settimana. Cercherò di fare questa settimana comunque degli oroscopi brevi. Io ricordo a tutte le persone nuove di iscriversi al canale e spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, ok? Se avete bisogno di me nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, scrivetemi perché non rispondo a numeri che non conosco e poi se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like oppure dei commenti. Vi ringrazio ancora, noi ci sentiamo presto e vado avanti. Buon fine settimana.